lo hanno battezzato Piccolo Museo San Paolo e forse impropriamente, perché per il piccolo museo calza bene l'antico adagio in piccio il vaso. Piccolo e grande, il San Paolo è davvero il museo nel quale storia e cultura di una città e di tante regioni si fondono in equilibrio perfetto. Realtà di respiro nazionale ed internazionale, con le sue icone provenienti dalla Russia e dai paesi balcanici, con gli argenti e le opere della Pinacoteca provenienti da tutto il territorio nazionale e da molti paesi europei, per le numerose testimonianze di provenienza locale risalenti alla Magna Grecia, al periodo bizantino della Calabria, a quello normanno e anche ai periodi successivi. Non è facile impedirsi un pizzico di emozione nel pensare che questo autentico scrigno, custodito oggi dalla Fondazione San Paolo, è nato grazie ad un generoso sacerdote reggino, innamorato della cultura e dell'arte, che ha speso un'intera esistenza per portare fra la gente le parole del Vangelo. Due le sale museali dove sono custoditi ed esposti in bell'ordine piccoli e grandi capolavori in una avvincente mescolanza di epoche e culture. Qui il visitatore avverte stupore e curiosità. Una visita al San Paolo divenne un viaggio fra preziosità e curiosità, fra dipinti, sculture, avori, argenti, fra stili e tecniche diverse.